non preoccupa solo il fiume, l'acqua superficiale, ma preoccupa la falda. Qui sotto, sotto di noi, a 50-100 metri di profondità, c'è acqua, tanta acqua, e quest'acqua viene contaminata passando sotto le aree inquinate anche dello stabilimento. E stiamo parlando di valori elevatissimi. E questa è la paura più grande, l'inquinamento delle falde acquifere provocato dai 2 milioni di tonnellate di rifiuti chimici sepolti nei terreni vicini a Bussi, un piccolo comune dell'Abruzzo. Dai primi anni del Novecento qui si producevano a ritmo continuo solventi, additivi chimici e per un lungo periodo anche l'iprite, il terribile gas usato in guerra. All'inizio le sostanze tossiche venivano sversate direttamente nei due fiumi che attraversano la zona, il Pescara e il Tirino. Dagli anni 60 i rifiuti prodotti dallo stabilimento della Montedison sono stati ammassati in parte sotto l'autostrada Roma-Pescara. 3 ettari di veleni scoperti per caso dalla Guardia Forestale. 2 anni fa l'area è stata ricoperta con un telo protettivo, ma il fiume Pescara continua a lambire la discarica. Nello stabilimento della Solvay, che ha smesso di produrre nel 2012, si stimano 25 ettari di area contaminata. La Solvay ha sempre dichiarato la sua estraneità all'inquinamento e si è costituita parte civile contro la Montedison. Nelle altre 2 discariche di Bussi si può passeggiare tranquillamente, visto che non sono recintate. Durante l'alluvione che ha colpito l'Abruzzo nello scorso dicembre, come ha accertato l'Agenzia per la tutela ambientale della regione, in soli 6 giorni il fiume Pescara ha portato nell'Adriatico più di una tonnellata di esacloroetano, una delle sostanze sepolte a Bussi. Uno studio epidemiologico preliminare realizzato nel 2012 dalle autorità sanitarie della regione parla di un aumento del 70% della prevalenza di tumori. Per bonificare Bussi servono 800 milioni di euro. Fino ad oggi sono stati spesi